tante resistenze che dobbiamo fare, quella contro la mafia, il ricordo delle stragi, ma anche liberarci dal malpotere e dal malgoverno che c'è nella nostra isola. Io oggi ho sentito una persona importante per Palermo, che è nonna Becca Caponnetto, che è la moglie del giudice Caponnetto, una persona che ha amato Palermo e che ha avviato il primo grande processo contro le stragi, contro la mafia di Palermo. È stato un processo esemplare. Ce l'abbiamo in collegamento, Alessandro. Ecco, mi dicono fra due minuti. Nonna Becca vuole essere con noi. Non so, forse i più giovani non so se la conoscono. Sapete bene che il giudice Caponnetto è stata una persona che ha amato veramente Palermo, no Fabrizio? È così anche, ci ha dato anche le forze per poter immaginare una Palermo che sia finalmente libera. Noi in fondo non abbiamo conosciuto la resistenza, e per noi la resistenza è stata la lotta alla mafia, è la lotta dopo quel periodo delle stragi, una lotta che ha formato intere generazioni. In fondo anche io sono un po' rappresentante e figlio di quelle stagioni, figlio di quel sentire di lotta, di quel sentire di resistenza, di quella coscienza civile che vuole liberare i territori dall'oppressione. Credo che per la città di Palermo la resistenza sia la resistenza alla mafia, e quindi oggi vorrei che tutti quanti da questa piazza dicessero con chiarezza che la nostra liberazione deve essere una liberazione dei meccanismi mafiosi che soggiogano la nostra terra, un principio di legalità che non può essere soltanto una parola vuota, che deve essere giustizia sociale. Questa città chiede sociale, la legalità non è qualcosa da declinare così, è riconoscenza dei diritti all'interno dei territori. No, infatti a volte la legalità la si confonde con la forma. Io facevo ieri sera, ecco, abbiamo con noi nonna Becca. Ciao nonna, sono Rosario, come stai? Io sto da vecchietta. Ecco, sei una delle persone più attive in giro di tutta l'Italia. Io sono qua con Fabrizio Ferrantelli e con tanti palermitani che ti vogliono bene e vogliono farti un applauso. Ti vogliamo bene, nonna, sono Fabrizio. Vi ringrazio tanto del bene. Io volevo solo raccontarvi una cosa. Posso raccontare una cosa del nonno? Ma sicuramente, ti abbiamo chiamato per questo, nonna. Allora, io volevo dire, per conoscerlo meglio il nonno, vorrei dirvi che il giorno in cui compiva 20 anni, cioè nel 40, ha scritto che la sua vita sarebbe stata improntata all'onestà e alla solidarietà. E questi sono stati due valori che hanno accompagnato tutta la vita del nonno. E così si dimostra anche la ragione per cui lui ha chiesto di venire a Palermo e formare insieme ai suoi quattro moschettieri il famoso maxi processo. Ma c'è un'altra cosa del nonno che andrebbe saputa. E quello che ha scritto dopo la guerra del 45 sono poche parole, la tengo poco. Le sofferenze e le amarezze della guerra si hanno reso uomo, e di questa parola uomo voglio essere un avvenire degno come mai finora. Questa immensa parola che significa volontà, amore, purezza, nobiltà e forza, e che chiude in sé la profondità di un mistero. Queste sono le frasi che il nonno ha scritto sempre nel sigaro il giorno in cui compiva 25 anni. Io vorrei dire a tutti che sono semplici valori, però dovrebbero essere dentro ciascuno di noi. Sono sicura che voi tutti quanti avete detto tante belle, tanti bei valori che li mettete in atto, ma bisogna che
dire a tutti i giovani e anziani che queste sono parole che pesano nell'anima. Va bene? Va bene, nonna, grazie. Nonna, grazie a voi. Fabrizio ci tiene a dirti quando i palermitani ti vogliono bene, quando vogliono ancora bene al nonno, a ricordo delle cose che lui ha fatto per questa terra e per la grande rivolta che è cominciata in Sicilia con nonno. Io sono convinto che Fabrizio la continuerà insieme a tutti i giovani di Palermo, insieme alle donne di Palermo, questa battaglia. Ed è così, nonna, noi vogliamo continuare a costruire una Palermo inclusiva, una Palermo libera dalla mafia e libera dalle tante cappe che lo opprimono proprio con quella memoria. Noi vogliamo davvero fare un patto fra le generazioni, fra i nonni generosi di questa città, i nostri genitori e i figli, per riuscire finalmente ad avere una Palermo che torni a sorridere. E poi io vorrei fare pure un patto con te, che devi venire a Palermo, perché questi palermitani ti vogliono incontrare, nonna. Non ci può... Ma sapete che io sono vecchia, ho 90 anni di vivi. Allora, ciao, grazie. Ciao. Ciao nonno Nino, i palermitani ti abbracciano. E ti abbracciano ancora e abbracciano te. Ciao nonna. Io abbraccio tutti, ciao. Ciao nonna. Ciao. Adesso Fabrizio leggerà una poesia che vuole dedicare a tutti i siciliani e a tutti i palermitani. Anche perché questa è una poesia scritta da un siciliano particolare, da uno che ha deciso di viverci in Sicilia, per cui che ha deciso di viverci perché non c'è nato, forse ha più diritto di poter esprimersi, di potersi dire siciliano. Ci domandano spesso cosa vogliamo per le nostre valli. Non vogliamo che i fiumi si disperdano nel mare e che le montagne aride si erodano, rimanendo allagati di piovasco. Non vogliamo case insicure, senza respiro, scuole galere tra mura decrepite, né fontane con quattro pisciatelle, né le piante in un museo, in tre giardini per la domenica. Non vogliamo restare inerti o non valorizzati o andare a venderci dispersi altrove, senza comprendere a che si svende e a quale prezzo c'è sprecare vite in traffici pessi. Vogliamo, valorizzando tutto il nostro impegno, le vallate perennemente verdi, foreste ombrose crescere dei monti, sui vasti laghi delle nuove dighe, mentre il mare rimane ancora mare e sulle spiagge luccica la sabbia. Case nel verde che respirano cielo pulito. Per New York e Milano ormai è troppo tardi, ma noi vogliamo una nuova città, dove la gente impari a farsi i piani, farseli come persone a ciascuno, umili, aperti, non rinunciando a quanto conosciamo, con l'effettiva possibilità di parlarci, di intenderci, di sviluppare la nostra cultura, il rapporto con la gente più saggia, la più coraggiosa del mondo, vivi e morti, e acque democratiche, vogliamo e come l'acqua ogni fonte di vita, non di mafia, dirette dalla gente, organizzata in nuove iniziative, consorzi non fascisti, cooperative e sindacati aperti, nuove forme di collaborazione, affrontando i conflitti necessari, non da fieri, ma da uomini coscienti. Vogliamo materiale da museo, i mafiosi e residui parassiti, memorie antiche di un tempo incredibile. Danilo Dolci. Le parole di Danilo Dolci, la voce di Fabrizio Ferrandelli. Allora, questa è una cosa che voglio dire. Viva i palermitani e viva Palermo libera!